Ragazze, ciao ragazzi, bentornati nello sfavillante mondo di Joey 86. Sì, oggi mi lodo e mi imbrodo da sola. Comunque, non perdiamo tempo, voglio invitarvi ad iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, cosa molto grave perché io ho un obiettivo da raggiungere ed è quello dei 6.000 iscritti entro la fine di dicembre. Io vi chiedo veramente di aiutarmi e di darmi una mano perché è da tanto tempo che sono qua su YouTube e sono ancora uno di quei canali di nicchia, quindi mi piacerebbe veramente riuscire ad arrivare a molte più persone e conto sul vostro aiuto. Ma non sono qui per fare questo, perché sono qua per farvi vedere alcuni acquisti di accessori che ho fatto nell'ultimo periodo e che magari non avete mai visto in nessun video. Se qualcuna di voi mi segue su Instagram e mi trovate appunto come Joby86, avrete già visto che ogni tanto io vi faccio sbirciare nei sacchettini dello shopping che faccio, quindi alcune di queste cosine magari le avete già viste. Direi di cominciare dagli acquisti più recenti che ho fatto, e sono degli acquisti prettamente natalizi che ho fatto da H&M. E il primo in assoluto che ci tenevo veramente tantissimo a farvi vedere, e mi sento un pochettino una bambina perché queste sono cose che mettono le bambine, i bambini, ma guardate questo cerchiettino qui quanto è carino. Intanto fuori al mio balcone sta succedendo il finimondo perché fuori c'è un vento pazzesco. Comunque ritorniamo a concentrarci su questo cerchiettino che, vi prego, guardate, cioè è qualcosa veramente di fantastico, cioè si intona tantissimo con il mood natalizio che oramai troviamo dappertutto perché Natale è alle porte, e anzi quasi quasi faccio il video con il cerchietto in testa tutto il tempo. Comunque è carinissimo perché ha tutte queste pagliuzze qui glitterate di color oro e soprattutto è anche morbido, quindi non buca il cervello. L'ho pagato 5,99 euro e niente, sono felice. Secondo acquisto natalizio che ho fatto è questo set di orecchini, che sono veramente qualcosa di carinissimo. Quando li ho visti ho detto: no vabbè Gio, non puoi lasciarli là. Li avevo già visti un po' di tempo fa ed ero riuscita a resistere, però a questo giro ho detto no, li devo portare assolutamente a casa. Questo set l'ho pagato 9,99 euro e all'interno ci sono 1, 2, 3, 6 paia di orecchini natalizi, e sono uno più bello dell'altro. Questi fiocchettini qua rossi sono veramente qualcosa di stupendo, sono la perfetta. Sono semplicissimi ma sono deliziosi. Ci sono poi le stelline, gli alberelli di Natale, vi prego guardate quanto sono carini, la scritta Jingle Jingle, l'agrifoglio e poi questo paio qui pendente con su scritto Happy Holidays, veramente carinissimi. E terzo ed ultimo acquisto che ho fatto da H&M è questa papalina, come la chiamo io, carinissima e morbidissima. Avevo bisogno di un nuovo cappellino caldo da indossare perché l'ultimo che avevo comprato l'ho devastato. E da H&M ho trovato questo che costava 9,90 euro, ma avevano in saldo a 7 euro, quindi ne ho subito approfittato. Mi piace moltissimo il tessuto, questa trama così grossa, questa lavorazione così grossa, e questo pompon qui bianco, bianco latte, è veramente bellissimo, è super natalizio. Passiamo adesso allo shopping makeup, e sono passata da Kiko un bel po' di tempo fa, a dire il vero, per dare un'occhiata alla nuova collezione natalizia che è la Arctic Holidays, che è una collezione ricca di tantissimi prodotti, alcuni un po' più interessanti, alcuni meno interessanti, alcuni un po' visti e rivisti, e sono stata bravissima perché sono uscita solamente con un prodotto della nuova collezione, e si tratta del rossetto che sto indossando in questo video, che io trovo veramente fantastico. Secondo me è uno dei prodotti più riusciti di questa collezione perché ha questo bellissimo rosso metallizzato che è fantastico per questo periodo delle feste. Secondo me è proprio il prodotto che rappresenta di più il Natale di questa collezione, e l'ho trovata all'interno di questa scatolina qui rossa con disegnati tutti questi snowflake, questi cristalli di neve sulla confezione. E il colore è il numero 3, è l'unico rosso metallizzato che c'è, quindi non vi potete sbagliare. Però ragazze, affrettatevi se vi piace, perché io ho visto già da un po' di tempo che in alcuni store era esaurito. Il packaging del rossetto è questo qua, completamente
in color argento, effetto specchio, infatti mi ci vedo anche, mi rispecchio anche all'interno. Confezione un po' discutibile, insomma, è una confezione natalizia, è quasi uguale a quella della collezione natalizia dell'anno scorso, solo che era tutta di color oro, questo invece è argento. La chiusura è calamitata e il rossetto all'interno è fatto così, ha questa forma a diamante, che non è semplicissimo da applicare effettivamente. Quando fanno i rossetti con questa forma qui, con queste mille sfaccettature, è un po' più difficile da applicare, però il prodotto è veramente fantastico, è super cremoso, non sbava, il colore è pieno, è ricco. Io veramente mi sono innamorata di questo prodotto e penso sia il mio prodotto preferito di questo Natale. Altro prodotto che ho acquistato da Kiko, ma non fa parte della collezione natalizia, ma bensì della linea permanente, è un duo per le unghie, e sto parlando del Perfect Gel Duo Set de Vernis à Ongles, ed è composto ovviamente da una base colorata e da un top coat effetto gel. La colorazione che ho preso io è la 683 ed è questo color marrone scuro molto intenso, anche questo perfetto per questo periodo freddo, per questo periodo invernale e natalizio. Questo qua è il colore, e questa boccettina qua completamente argentata invece è il top coat che rende il vostro smalto simile al gel. Io sono rimasta allibita dalla qualità e dalla durata di questo smalto, non li avevo mai provati, era la prima volta che provavo questi prodotti di Kiko, e che dire ragazze, lo smalto vi dura veramente tantissimo, la stesura è facilissima, non si formano righe, non si formano bollicine, si asciuga anche in tempi abbastanza rapidi, è facilissimo da applicare, il colore è bello denso, omogeneo, non rimangono delle zone più chiare o delle zone più scure, non si vedono le due passate che fate di smalto, è veramente qualcosa di fantastico. Infatti sono sicura che andrò ad acquistare anche altri colori. L'unica cosa che mi dispiace è che non c'è una scelta vastissima di colori, però sono veramente rimasta colpita dalla qualità di questo duo. Ultimo prodotto make up che vi mostro l'ho acquistato da Sephora e si tratta di un fondotinta. Ero indecisa se acquistare il Lock It di Kat Von D, però poi in negozio provandolo e paragonandolo anche a questo qui di Dior, ha vinto questo qua di Dior, e sto parlando del Dior Skin Forever. La colorazione che ho preso io è la numero 20 ed è un colore abbastanza leggero, abbastanza omogeneo, che devo dire si avvicina tantissimo al mio incarnato, infatti su di me fa un effetto super naturale. Non è il fondotinta che sto indossando oggi, perché questo qui cerco di utilizzarlo per alcune occasioni, per delle occasioni speciali, quando voglio avere un make up sul quale so di poter contare, sul quale so di poter fare affidamento per tutta la giornata, perché non sbaverà, perché non tenderà a scomparire, perché non mi farà sentire la pelle troppo pesante, i pori troppo occlusi, e questo qui è veramente un prodotto eccellente, appunto molto leggero sulla vostra pelle, non ha una coprenza elevata, infatti questo qui non è un prodotto che garantisce una coprenza elevata. Se avete bisogno di questo tipo di prodotto non comprate assolutamente questo, però io amo veramente i prodotti di Dior e a causa del loro costo elevato non li posso acquistare sempre, ne approfitto quando ci sono degli sconti da Sephora, quando qualcuno mi regala delle card di Sephora, un prodottino di Dior cerco sempre di acquistarlo perché mi piace veramente tanto come brand. Siamo arrivati quasi alla fine di questo video, infatti l'ultimo accessorio che vi faccio vedere è un accessorio per la cucina, diciamo così, e ho comprato questi stampini qui che si trovano al supermercato in quelle confezioni tipo da 2,50 €. Ho acquistato questi stampini dove all'interno ci sono tutte le classiche forme, tutte le formine natalizie, vedete c'è la faccia di Babbo Natale, oppure c'è il pupazzo di neve, oppure c'è anche il fiocco di Natale, e questi sono, sono i classici stencil che si utilizzano magari per fare dei disegnini, dei decori, per fare i decori alle finestre. Io invece ho pensato di acquistarli per utilizzarli per fare delle torte, per fare le classiche torte magari come pan di Spagna e ciambelloni, e utilizzare questi stencil per fare con lo zucchero a velo o con il cacao questi disegnini qua natalizi. In questo
questo periodo mi piace tantissimo preparare dei dolcini, accendere il mio forno e fare dei dolcini natalizi, dei biscottini piuttosto che delle torte, e secondo me questi qua sono un'idea veramente carinissima. Bene ragazzi e ragazze, io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, io vi mando un grosso bacio, se il video e lo shopping vi è piaciuto mettete mi piace, continuate a seguirmi anche sugli altri miei social, ve li lascio tutti linkati giù nel box info. Ciao!